Io sono pronta, e voi? Oggi abbiamo questi sorti di piatti, di dischi che scivolano nel pavimento, che si chiamano slider, gliding, cose di questo genere. L'importante è che scivolino, scivolino, che so anche parlare male. Se non li avete, potete infilare nei piedi o nelle mani dei calzini, dei semplici calzini, e sicuramente potranno scivolare anche meglio, soprattutto nelle piastrelle. Qui c'è il parquet, quindi vanno benissimo per quello che noi dobbiamo fare. Siamo pronti? Partiremo in piedi, piccolo riscaldamento, preparazione, organizzazione, plank e poi un attimo di defaticamento. Eccoci qua. Naturalmente, oltre a questo, a questi oggetti vi servono asciugamano e tappetino, cuscino anche se avete bisogno di appoggiare le ginocchia. Quindi partiamo con la vostra preparazione. Dimettiamoci sul pavimento, se non avete questi basterà semplicemente avere dei calzini nei piedi e scivolano benissimo, ve lo assicuro. Quindi come prima cosa andiamo a fare semplicemente dei piccoli movimenti da un lato all'altro, quindi lasciando andare il bacino e le anche, assecondando così le vostre spalle. In questo movimento dove andate così a mobilizzare anche il bacino, appoggiate le giacche dei piedi, sollevate i talloni così aiutate un po' meglio e poi vi fermate. E da questa posizione fate dei piccoli movimenti alternando la spinta in avanti, ma così giusto proprio per preparare e riscaldare le anche. Poi vi fermate, fate dei piccoli movimenti laterali, dei piccoli tocchi, come se volessimo distendere la gamba ma non del tutto. Qui faremo adesso delle piccole spinte indietro, corte, senza mobilizzare la colonna, mi raccomando, quindi soltanto a livello di glute. Facciamone ancora un paio e poi ci fermiamo e flettendo leggermente le ginocchia cominciamo a fare delle piccole estensioni. Possiamo anche sollevare le braccia verso l'alto, magari facendo una bella V grande con le braccia, senza quindi avvicinare le braccia alle orecchie, così è più morbido, più comodo. Andiamo da questa posizione a preparare le gambe, le ginocchia e le spalle. Facciamo semplici, semplici movimenti circolari, anche se vanno più che bene. Poi li facciamo dalla parte opposta e ruotiamo all'interno. Faccio delle cose semplici perché non dovete perdervi a capire cosa sto facendo. Poi riporto le braccia lungo la linea dei fianchi e flettendo leggermente le ginocchia, porto il peso sul lato e faccio dei cerchietti. Sempre su quella gamba, li faccio anche nella direzione opposta, sento tutto il carico bene nella gamba opposta, qui mi porto al centro, scarico il peso dall'altra parte, faccio i cerchietti nell'altro lato e lo faccio anche dalla parte opposta. Dopodiché mi tiro su e vado subito subito a cercare un appoggio. Io prendo il mio tappetino, quindi vado ad appoggiare le ginocchia. Il mio tappetino lo piego in tre parti, è un po' grosso questo, voi fate tranquillamente, potete anche non utilizzare un tappetino, se avete un tappeto normale di casa, andate, adesso cado, a sistemarvi in quadrupedia, dove andrete a organizzarvi con uno slider sul piede e uno sulla mano, se il piede è destro la mano è sinistra. Poggiamo la punta delle dita della mano, la punta delle dita del piede e cominciamo a fare dei movimenti di flesso estensione, inspirando ed espirando. Quindi andiamo ad allungare, rientriamo, inspiriamo, espiriamo, cerchiamo di non poggiarci troppo e non buttarci da un solo lato, mantenere la colonna in allineamento, lo faccio per l'ultima volta. Adesso inverto l'appoggio, quindi provo qui direttamente, si può dire, a sentire cosa sono questi scivolamenti. Quindi inspirare, espirare, inspirare, espirare, inspirare, espirare. Allungo, fatelo con il vostro ritmo. Dopo che abbiamo fatto più o meno 6, anche se ne fate qualcuno in più non succede niente, recuperiamo gli slider con le mani, io mi porto bene in avanti e faccio scivolare le braccia in avanti e indietro, espirando ed inspirando. Quindi vado così a preparare anche le spalle. Sulla dinamica di cui verrà dopo, questo è importante. Mantengo la posizione qua, lascio andare, muovo le braccia, faccio dei piccoli semicerchi avanti e dietro, un'ultima volta e poi mi porto nuovamente verso l'alto. Appoggio bene
faccio questo scarico a livello delle scapole per percepire proprio la mobilità scapolare, cosa che io invece poi dovrò ben stabilizzare attivando i muscoli laterali costali, e poi iniziamo la nostra sequenza. Allora, poiché ci sono diverse persone che magari hanno le ginocchia un pochino più delicate, io vi consiglio di fare così. Andiamo a sistemare gli slider dietro i piedi, non avete il tappetino, piegate e organizzate bene una asciugamano, un cuscino, qualcosa del genere, e da questa posizione vi appoggiate bene con la punta dei vostri piedi, le dita dei piedi devono essere molto ben aperte. Ci organizziamo, inizieremo con l'appoggio sulle avambraccia, quindi adesso io organizzo qua il mio appoggio, vado come ho fatto negli anni sequenza ad appoggiare bene i gomiti e braccia, e mi preparo a fare un semplice movimento, stendo una sola gamba. Non vi dico destra e sinistra, stendetene una e lasciate scivolare il peso del vostro corpo leggermente avanti, leggermente indietro. Ok, poi recuperate questa gamba, liberate l'altra gamba, allungate, lasciatevi scivolare dolcemente avanti e indietro. Dopodiché vi riappoggiate sull'asciugamano, su quello che avete messo a disposizione, e da questa posizione andrete ad appoggiare bene le dita dei piedi e staccare le ginocchia. Da qui scivoliamo attivando bene l'allungamento, espirando, riprendiamo la posizione. Noi facciamo quattro dinamici, espirano, fate cadere la testa, inspira, fuori l'aria e inspira, fuori l'aria. E inspira, adesso manteniamo la posizione per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Riprendo la posizione e mi chiudo su. Quindi avete visto che ho cominciato con un movimento dinamico, poi mi sono andata sul movimento statico. Adesso faremo un'altra variazione, sempre in questo movimento, sempre sull'appoggio dell'avambraccio. Quindi partiamo da questa posizione e partiamo subito con un movimento statico, inspiro, poi espirando riprendo la mia posizione, presa da dietro, mantengo bene la linea, attivo l'addome, adesso devo aprire le gambe e chiudere le gambe, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, mantengo e continuo con altri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero. Oh, bel respiro. Come avete visto, oggi sto alternando una fase dinamica con una fase statica. Adesso progrediamo su questa linea e andiamo ancora a fare una parte statica e una dinamica, riportandoci sempre in appoggio sulle avambraccia. Da qua adesso andiamo di nuovo ad estendere le gambe. E da qui andiamo ad aprire una gamba per quattro volte, sempre la stessa, 2, 3, 4, ora l'altra gamba, 1, 2, 3, 4, manteniamo la posizione per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recuperiamo la posizione. Ok, devo dire la verità che comincio a sentirsi proprio un bel calore nell'addominale. Ora, progrediamo sempre su questa sequenza e il nostro obiettivo sarà provare a farlo con le braccia tese. Per quelli che ce la fanno, per coloro che hanno delle difficoltà a livello di appoggio sui polsi, continuano a mantenere la posizione come erano precedentemente. Allora, c'è la possibilità di fare un appoggio un pochino più facilitato. Io adesso ve lo faccio vedere qua, metto le ginocchia sopra il tappetino, anche abbastanza in avanti, e poi posiziono, faccio vedere un pochino più da vicino, le mie mani con la parte qua del polso, cioè del polso, del palmo della mano, con le dita che praticamente toccano la terra, invece la posizione delle mani, in questo caso, può essere facilitante, può essere più fastidioso, dipende da voi, potrete provare. Non so, altrimenti lasciate tranquillamente le cose come sono. Ora io mi metto bene sul tappetino, quindi è più comodo, appoggio quindi le mani sulla superficie del tappetino
E vado da qui, facile facile come ho fatto precedentemente, tutto l'appoggio del carico esterno e sul mignolo, vado a allungarmi e mantenere la posizione qua. Abbiamo detto dinamico statico, avvicino, step, inspiro, step, inspiro, step, inspiro, step, inspiro, step, inspiro. Adesso con tutte e due le gambe stabili, il peso all'indietro per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recupero tutto. Ok, altra piccola sfida, siete pronti? Vediamo cosa si può fare. Allora, da questa posizione che abbiamo fatto così statica, il movimento delle nostre gambe cambierà, quindi ci rimettiamo, se volete ritornate sulle avambraccia, ci rimettiamo in appoggio sulle mani, sentiamo bene il peso, distribuiamo bene il peso del corpo sui polpastrelli, andiamo a stendere le gambe, abbiamo detto dinamico statico, ok, una alla volta, uno, apro, chiudo, apro, apro e chiudo, apro e chiudo, apro, chiudo, apro, mantengo statico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e torno. Benissimo, per quanto riguarda il plank così in questa posizione, andiamo in posizione pranaccio, adesso proviamo a metterci in posizione laterale. Io ho già organizzato il mio tappetino, infatti lo lascerò così, e da questa posizione mi vado ad appoggiare una parte della gamba sul tappetino, quella sotto non ha lo slider, ce l'ha solo la gamba sopra, che io tengo bella lunga, mi posiziono, attivo l'appoggio del piede così come ho fatto altre volte e vado a staccare. Nello stesso tempo faccio un movimento dinamico, 1, 2, 3, 4, 5 e mantengo in allungamento. Ok, resto qua per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, facile, facile. Adesso andiamo dall'altro lato, quindi sposto anche il mio tappetino, sempre in questa sequenza dinamica statica. Oh, sto vedendo la parte sbagliata. E quindi mi metto sul lato, appoggio bene il mio braccio, stendo la gamba, l'altra gamba ben appoggiata sotto, attivo bene l'appoggio dell'avambraccio, spingo bene, sollevo il bacino d'anca, sollevo il braccio, prima dinamico, 1, spingo, 2, spingo, 3, vado, 4, 5 e 6, adesso mantengo qua, sto qua per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno giù. Per chiudere la nostra sequenza, giro il tappetino, io lo metto in questa parte un po' più alta, qua andrà il mio petto, infatti, prendo il slider, in posizione prona, allungo bene le braccia, divarico le gambe e lascio tranquillamente muovere le braccia, il petto deve essere ben fuori, se non ci devo muovere le braccia. Andiamo ad aprire e a richiudere, aprire, richiudere, aprire. Attenzione, facciamo questo piccolo sollevamento dello sterno mentre andiamo ad aprire le braccia, piccolino, quindi posso anche attivare le gambe, inspirando fuori l'aria, se sentite fastidio alla schiena solo il busto, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, mantengo qua. Senza aprire troppo le braccia, non c'è bisogno, stirate bene le gambe, attivate bene i vostri glutei, allungate, spingete le braccia lontano, allungate, spingete le gambe lontano. Poi piano piano lasciate andare, recuperate i vostri slider, tornate indietro e magari vi mettete comodi comodi nella posizione del bambino. Magari due mani sotto, lasciate andare, dondolate la colonna, scaricate tutto alla terra. E venite su.
A questo esercizio può essere abbinato questo video, può essere abbinato una delle altre sequenze che vi ho già condiviso, magari quella con i pesetti oppure quella con la palla, con gli addominali, ne arriveranno delle altre. Ciao! Ah, come al solito potete ripeterla più volte. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!